Salve a tutti e bentornati su StarCast, io sono Sangler e oggi andrò a commentare un'altra partita di StarCraft 2. Questa volta si tratta di uno Zerg contro Zerg sulla mappa Metropoli. Uno Zerg contro Zerg perché mi sono reso conto che di tutte le partite che ho commentato finora non ce n'è stata una dove un giocatore Zerg fosse uscito vittorioso. Allora mi sono detto che il modo migliore per far vincere uno Zerg era semplicemente castare uno Zerg contro Zerg. In ogni caso, nell'angolo in basso a sinistra di questa mappa, che come ho detto è Metropoli, abbiamo lo Zerg di colore blu Empire Violet. Empire Violet è un giocatore coreano che ha diversi account su tutti i server. Ha credo due account in Nord America, uno in Europa e un paio pure in Corea. In tutti questi sono tutti in Grandmaster, e in tutti questi detiene una percentuale di vittorie del circa 60%. Quindi è un giocatore che gioca molto e soprattutto gioca molto bene. Ha anche vinto la MLG Spring Arena del 2012, credo sia stata ai primi di maggio, ma non vorrei sbagliarmi, dovrò controllare dopo. Portandosi a casa il premio finale al primo posto di oltre 10.000 dollari. Tra l'altro, durante quel torneo si è guadagnato il soprannome di chirurgo o medico perché ha partecipato a tutto il torneo con una mascherina davanti la bocca, una mascherina medica davanti la bocca, perché era malaticcio e non voleva rischiare di contagiare nessun altro. In ogni caso, nell'angolo in alto a destra c'è Millennium Stefano, Zerg di colore rosso. Stefano, ci sarebbero tantissime cose da dire su di lui, ma dirò solo che è il giocatore non coreano che ha il più alto numero di successi di tutti i tempi, davvero. Ha vinto oltre 120.000 dollari di sole vincite di tornei, senza contare il suo stipendio, tra il 2011 e il 2012. Viene da Warcraft 3 e ha rivoluzionato il modo di giocare di tutti i giocatori Zerg degli ultimi mesi. Sì, ci sarebbero, come ho detto, tantissime altre cose da dire, come per esempio il fatto che nei tornei, quando può, sceglie sempre il colore rosa, che gioca sempre a piedi scalzi, o che la sua personalità fa imbestialire moltissimi giocatori perché è un po' arrogante. Dire un po' arrogante è un eufemismo, ma comunque. È un giocatore che sicuramente sa quello che fa. Ora vedremo. Zerg contro Zerg è il matchup più volatile che ci possa essere. Con volatile non intendo dire che svolazza, ma intendo dire che è molto instabile. Basta un buon colpo con un Baneling e tutti gli Zergling dell'avversario vengono completamente distrutti ed evaporano. Quindi bisogna essere molto attenti e bisogna avere un ottimo controllo. Ora vedremo se questa partita finirà come quasi tutti gli Zerg contro Zerg, ovvero dove rimangono solo le unità del Tier 1 senza arrivare poi ad avere un macro game più lungo. Vedremo come si svolgerà. Volevo anche fare notare che questa mappa è Metropolis, ma è la versione del GSL, dell'MLG. Infatti ci dovrebbe essere qua il deposito neutrale alla base della rampa e questi biotumori sulle espansioni nelle isole, per evitare che i giocatori possano semplicemente portare un trasporto e prenderlo immediatamente. Questo biotumore dovranno prima avere della detection, degli individuatori per vederlo, e poi dovranno aspettare che il biostrato si ritiri per prendere quell'espansione. Entrambi i giocatori sono andati per un vivaio a 15, e poi la spawning pool, la pozza germinale, poi il gas. Quindi finora sono stati identici, ma adesso cominciamo a vedere le prime variazioni, perché Violet sta andando immediatamente per un nido dei Baneling, mentre Stefano preferisce ritardare il proprio, oppure addirittura non prenderlo per nulla, anche se continua ad avere dei droni nel gas. Vedremo cosa deciderà di fare. Eccolo là, il suo nido dei Baneling è in ritardo, ma dovrebbe essere sopra di droni. No, pure indietro di droni, quindi semplicemente è rimasto un po' indietro nella macro, nelle prime fasi della partita. Vedremo se questo avrà un fattore influente, poi sarà un fattore influente poi per le fasi più tardive. Qua Violet mette giù il primo impalatore, Stefano altrettanto. È molto standard. Un'altra cosa da dire di questa mappa, nel frattempo che qua i giocatori continuano con i loro opening, è che la terza espansione è molto facile da difendere. C'è un solo ingresso, che è questa rampa qui. Finché non vengono distrutte queste set di rocce distruggibili, quindi bisogna stare solo attenti a questo ingresso. La mappa è una delle mappe più grandi, credo. Una delle mappe che hanno le rush distance più lunghe. Guardate quanto tempo ci mettono gli Zergling, che sono l'unità più veloce ad arrivare lì. La Zergling speed adesso è finita, i primi Baneling difensivi per Stefano sono qua giù. L'impalatore comincia a prendere questi Zergling, ma comunque sono qui solo per scouting. Vedono il nido dei Baneling di Stefano, vedono il secondo gas che va giù ed è molto importante. Violet risponde con una Tana incredibilmente veloce, già a 6 minuti e 30 alla Tana. Ora sta prendendo gli altri 3 gas su 4 gas. Questo mi fa pensare che vorrà andare a delle mutalische o, se non, a degli infestatori molto veloci con tutto questo gas. Vorrei anche fare notare la posizione degli Overlord di Stefano, che è intelligentissima, perché li tiene
nella parte sinistra della mappa, tiene d'occhio la terza base per vedere quando va giù e poi vede tutte le unità che possono correre da questo lato della mappa, dato che da quest'altro lato, insomma, può tenere le proprie e può averla più facilmente sott'occhio con le proprie unità, mentre gli Overlord tengono d'occhio l'altro lato d'attacco. Stefano adesso ha preso due camere evolutive, sta ricercando il più un attacco in mischia e più uno all'armatura. Probabilmente andrà per degli infestatori, perché è quello che di solito fa nello Zerg contro Zerg, è un giocatore molto abitudinario, per così dire, cerca sempre di andare per lo stesso stile. Qua vediamo tanti Zergling da parte di Violet. Diamo un'altra occhiata agli estrattori, e Stefano è pesantemente adesso avanti di estrattori, e questo in Zerg contro Zerg soprattutto è un fattore importantissimo. Qua ci sono dei Baneling. Violet ha lasciato degli Zergling a prendere questi Baneling. Forse riesce a prenderne uno? No, non riesce a prenderlo, che rimane con 2 HP. Wow, bisogna sempre stare molto attenti con questi Baneling, perché 2 Baneling potrebbero farne esplodere 3. Per uccidere un Baneling ne servono 2. Ricordiamo che quindi scambiarsi 2 Baneling per 2 Baneling è perfettamente pari. Qua Violet costringe alla cancellazione della terza base di Stefano, ma adesso deve stare attento a questo Baneling, che se scoppia su questi Zergling li fa esplodere tutti. Mentre Stefano è bravissimo a prendere il Baneling di Violet, e gli altri 2 Baneling alla fine esplodono tra di loro. Come dicevamo, un match molto volatile, molto instabile. Questi Zerglings adesso colano nella base principale, ma qui ci sono degli Zerglings di Stefano pronti a difendersi. Questa regina forse andrà giù, la circonda la regina. No, invece decide di andare per qualche drone. Vediamo se riuscirà a ucciderne qualcuno. Già ne ho uccisi 2. Ma questi Zerglings non hanno più dove andare, dovrebbero ritirarsi. Qua al centro della mappa ancora non succede nient'altro, ma abbiamo visto che Violet ha prodotto una pinnacola. Adesso sta producendo 8 Mutalisk tutte in una volta. Vedremo se ci deciderà di andare per l'attacco più 1. Mentre qua Stefano decide di andare per un contrattacco, cercherà di bloccare la terza base, dato che Violet ha già costretto Stefano a cancellare la propria una volta, quindi già in ritardo. Vedremo se. Questo Baneling potrebbe far esplodere tutti questi Zerglings, ma Stefano è bravissimo a mandarne solo uno per farlo esplodere. Vedremo se riuscirà a ritardare questa espansione da parte di Violet, costringerà a cancellare, decide di prendere questi altri Zerglings. Deve stare attentissimo, questo Baneling è vicinissimo! Deve stare molto attento, questo Baneling potrebbe far evaporare l'intera armata, ma di nuovo Stefano è bravissimo a mandare un solo Zergling a colpire col Baneling e a farlo esplodere, che quindi esplode senza causare troppi danni. E un Baneling per un Zergling non è certamente uno scambio equo. La terza base per Violet è stata costretta a essere cancellata. Adesso Stefano prova a rompere il fronte, ma Violet ha una posizione degli edifici perfetta. È praticamente un muro a prova di Zergling, ed è molto difficile farlo in Zerg contro Zerg. Stefano adesso ha perso tutti i suoi Zergling, ma Violet in totale ha perso di più, perché ha dovuto cancellare quell'espansione, ma ha soprattutto per quei Baneling che non hanno fatto niente. Qua le Mutalisk cominciano ad arrassare questa base, hanno ucciso un Overlord 2, ma sono costretti ad andare via perché Stefano è già pronto con questi lanciaspore. Questi droni dovrebbero tornare al lavoro ora che la minaccia è passata. Queste Mutalisk adesso cominciano a lavorare su questa base, vedremo se riusciranno a distruggere tutte nella tabella di produzione. Vediamo 6 infestatori che stanno per arrivare. Vedremo se riusciranno a spawnare in tempo per fermare queste mutalische. Perché se la base dovesse andare giù sarebbe un altro duro colpo per Stefano, mentre Violet continua a prendere la propria. Io chiedo scusa in anticipo se non riesco a seguire tutta l'azione che c'è sulla mappa, ma i Zerg hanno le unità più veloci del gioco e seguirle tutte sarebbe molto complicato. Questa base andrà giù sicuramente, gli infestatori sono quasi spuntati, comunque sono quasi poppati. Vedremo se riusciranno a fermare quelle mutalische. Adesso il più 2 più 2 per Stefano sta andando giù. Nient'altro sta succedendo al momento, a parte un altro contrattacco da parte di Stefano a quest'altra base. Vedremo se riuscirà a cancellarla di nuovo. Questi due giocatori stanno giocando proprio come si dovrebbe, a negare la terza base dell'avversario, mentre si continua con l'harassment sulle linee minerarie. Qua non vorrei, come ho detto, perdermi qualcos'altro. Le mutalische sono costrette a tornare indietro per difendere da questi Zerg, che adesso riusciranno forse a distruggere qualcosa che non ha. Perché tra le unità perse Stefano ha ucciso 10 droni, 11 adesso, 13, 14, 15, continua a uccidere droni, mentre Violet ne ha uccisi solo 4. Se diamo un'occhiata, gli estrattori sono adesso pari, quindi Stefano doveva creare quei danni, doveva fare quei danni, perché altrimenti si sarebbe trovato indietro. Adesso prova a riprendere la sua terza base, vedremo se ci riuscirà. Nel frattempo sta prendendo un'altra base, una quarta base in quest'altra posizione, forse sperando che Violet non se ne accorga. Ma Violet adesso fa il tech switch sui Roach, una mossa, non so se sono d'accordo o meno. Sono d'accordo con lo smettere di produrre Mutalisk, perché con gli infestatori sul campo di battaglia il fungo aggro te le distrugge tutte in un minuto. I Roach, non so se sono d'accordo, secondo me dovrebbe starsene di più sui Baneling e sugli Zergling. Però ci sono troppo suscettibili alla Fungal Growth loro stessi. Adesso gli Zergling riusciranno ancora una volta a costringere Violet a cancellare questa espansione. Stefano sta essendo iperattivo con questi Zergling. Vedremo se riusciranno a entrare. Ovviamente no, perché ci sono già queste Roach a bloccare l'ingresso. Come stanno gli upgrade? Per Stefano è 2-2.
sui propri Zergling. Vediamo se Violet ha degli upgrade per i Roche. 1-1. Ancora sta, adesso sta ricercando il più 2 più 2. Sta cercando anche la ricostruzione neurale. Sì, la ricostruzione neurale. Sta facendo altri 10 droni. Ma Stefano! Stefano! Un alveare insolitamente veloce. Sta andando probabilmente per dell'ultralisca, perché non ha nemmeno la, il pinnacolo. Se Violet non se ne rende conto, questi Roche contro le ultralisca, ouch! Sta solo adesso prendendo il proprio fosse infestazione, quindi è indietrissimo nella tech. Vedremo se Stefano riuscirà a combinare qualcosa, se riuscirà ad arrivare con le mutalische o se ultralisca, scusatemi, o se Violet sarà bravo a colpirlo prima che quelle ultralisca possano causare qualche danno. Ancora una volta la base deve essere cancellata da parte di Violet, mentre Stefano è riuscito ad assicurarsi la propria terza base. Adesso queste mutalisca e questi Zergling devono riusciranno a respingere questi Zergling e devono tornarsene a casa propria. Wow, ghiandole surrenali pure, l'upgrade per i Crackling, che aumenta la velocità d'attacco degli Zergling del 20%, appunto facendoli diventare dei Crackling, perché secondo la comunità di StarCraft uno Zergling che attacca velocissimo si è fatto di crack. Vedremo pure se Stefano riuscirà a fare qualche danno con questi infestatori sotterrati. C'è un osservatore qui, un custode, sì, quindi non credo riuscirà. Violet adesso anche lui ha avuto la stessa idea di Stefano, che solo un po' in ritardo prende la sua quarta base invece della terza, dato che la terza è stata negata per così tanto tempo. Diamo un'altra occhiata alle entrate. Adesso Violet si trova con più lavoratori ma meno entrate, perché Stefano ha i suoi lavoratori ben distribuiti fra le varie basi. Questi infestatori al centro della mappa hanno visto che ci sono dei detector e allora sono costretti a lanciare degli infestatorran solo per distruggerli e per evitare di essere visti. Ma devi stare attentissimo, Stefano, i tuoi infestatori vengono visti! Emergi e lancia i fungalgorto, almeno cerca di fare qualche danno, decidi di lanciare qualche infestatorran, ma direi che questo scontro è stato proprio in favore di Violet, che fino a prima era in vantaggio. Stefano fino a prima era in vantaggio, ma adesso Violet riesce a pareggiare nel conto delle unità perse. Torniamo alla tabella di produzione, le prime ultralische stanno essendo prodotte, il più 3 più 3 sta essendo prodotto, anche il più 2 all'armatura dell'ultralisca, altri droni per Stefano. Le ghiandole surrenali sono quasi pronte, come volevo dire, anche le ghiandole surrenali sono uno di quegli upgrade che i giocatori di Zerg di solito dimenticano, perché arrivati alla tech dell'alveare di solito uno è più concentrato sugli upgrade delle ultralisca, sugli upgrade dei patriarchi, piuttosto che non sui Zergling. Ma non dobbiamo dimenticare che i Crackling sono una delle cose che, una delle unità più spaventose del gioco, perché quando si arriva ad avere la tech per avere i Crackling praticamente possiamo considerarli gratis, perché già si hanno talmente tanti vivai che producono larve e talmente tanti minerali che gli Zergling sono praticamente gratis, si possono lanciare così. Ma uno Zergling non è da essere preso alla leggera, perché soprattutto con quell'upgrade fa veramente paura. Questi sono tantissimi infestatori, vedremo cosa deciderà di fare. Intanto potrebbe decidere di prendere semplicemente qualche Overlord qui e qualche Overlord lì, che non hanno neanche la speed. Non ricordo se gli Overlord sono più veloci degli Infestetterran, ma penso di sì. No, sono più lenti degli Infestetterran, quindi andranno giù sicuramente. Queste mutalische e questi Roche, nel frattempo c'è un Nidus Worm. Mi sono perso completamente un Nidus Worm nella base principale di Stefano. Ecco gli infestatori, ecco, arrivano i Roche, cadono gli Infestetterran. Vediamo se Stefano riuscirà a reagire in tempo. Arrivano degli Zergling ma non riusciranno a fare niente. Arrivano l'ultralisca. Questi Infestetterran stanno prendendo di mira non so che cosa, a dire il vero. Adesso l'ultralisca, ma gli Zergling continuano a lavorare sui Roche. Questa ultralisca è troppo stupida per capire che deve fare il giro prima di attaccare. Questi Roche adesso, la base di Stefano è perfettamente e pienamente nel problema. Mentre qui c'è un contrattacco, la terza base, un Belling esplode, ma grazie al più 2 all'armatura di Stefano, questi Zergling rimangono in vita. Zergling, dovete attaccare i droni, continuate, bravi. Ecco, mentre qui c'è un altro scotto principale nella base di Stefano. Gli infestetterran vanno giù, cominciano ad attaccare questi Roche. Gli altri infestetterran già hanno distrutto un vivaio, stanno prendendo di mira l'alveare. Questo ultralisca non farà mai in tempo. Stefano lancia i fungal growth sugli infestetterran e credo sia la prima volta che io l'abbia visto in qualsiasi partita da sempre. Mentre qua altri Roche hanno preso giù l'altra base da parte di Stefano. Violet sta eseguendo gli attacchi in maniera perfetta. La supply è quasi identica ma è leggermente in favore di Violet. Nel mirror match è sempre importante la supply, perché non possiamo dire che le unità di una sono più efficienti dell'altra, perché sono uguali. Roche continua a lavorare su questa base, l'hanno completamente distrutta. Stefano con questa base non ha più niente. Quanti lavoratori ha perso? 53, scusate per la reazione, ma non mi aspettavo avesse perso 53 lavoratori. Non so proprio come posso recuperare da questo punto. Stefano è indietrissimo, è stato bravissimo, ma nel frattempo ha preso giù la terza base e la quarta base gli stesso con un'ultralisca. Questo Nidus Worm ancora qui, questi infestatori, se Stefano non li ha visti, questi infestatori tra un po' potrebbero fare tantissimi danni all'economia di Stefano, buttando altri infestatorran qui, all'economia che con la poca che gli è rimasta, se guardiamo, è sopra. Ok, ah certo, perché ha distrutto la terza base e la quarta base, quindi quello scambio è stato più vicino di quanto sembrasse, più equo di quanto sembrasse. Ma Stefano ancora non ha visto questi infestatori, io sono veramente preoccupato per quello che potranno fare. Era più vicino di quello che sembrasse, sembrava che
Violet fosse riuscito completamente a distruggere Stefano, ma Stefano con i suoi contrattacchi perfetti, tantissimi terreni infestati su questa base, Stefano se ne rende conto e ritira immediatamente i droni. Vedremo se riusciranno, questi infestati terreni prende immediatamente di mira l'Acheri, ma le ultralische sono qui, un'altra Fungal Growth sui terreni infestati, che devo dire è una mossa furbissima, perché un terreno infestato quanto costa? 25 di energia, una Fungal Growth costa 75, se con una Fungal riesce a colpire un bel gruppo di terreni infestati è molto più efficiente come costi. Adesso Stefano finalmente vede questi infestatori, forse ce ne sono altri, finisce di pulire la zona. Comunque, come dicevo, io chiedo perdono se non riesco a seguire tutto quello che succede sulla mappa, ma Zerg contro Zerg, ci sono unità che corrono da tutti i lati e finisce spesso, come abbiamo visto in queste fasi, con una specie, una sorta di base trade. In ogni caso, la tech di Stefano non vorrei dire che sia resettata, perché ancora qui le sue strutture in vita, anche se lentamente andranno a morire, mentre Stefano continua a pushare verso la quarta base del giocatore blu Violet con i suoi roach già in posizione. Quanto stanno gli upgrade adesso per i suoi roach? Stanno al 2-2, questo ultralisco dovrebbero essere già altri 5, infatti sì, la tech di Stefano è molto più superiore, molto più superiore, sì, perché io l'italiano non lo so parlare, è molto superiore rispetto a quella di Violet, ma Violet è bravissimo con i suoi contrattacchi a essere molto efficiente come costi con quelle sue unità, mentre questo ultralisco continua a prendere la quarta base. Qua c'è un altro gruppo di roach che viene diviso, questi roach andranno per la quarta e quinta base, mentre questi altri andranno dall'altra parte. Un altro Nidus Worm, dov'è? Me lo sono perso, ho sentito un altro Nidus, dov'è quel Nidus? In ogni caso non lo trovo, questi roach continuano a fare tantissimi danni all'economia. Qua questi Infested Terran buttano, questi infestatori buttano altri Infested Terran, questi roach continuano a cercare di distruggere queste basi, ma Stefano questa volta riesce a difendersi. Questi altri roach continuano a beccare qua, i droni sono sotterrati e fanno benissimo, così evitano di essere uccisi, mentre qui degli Zergling hanno completamente distrutto la terza base e le ultralische adesso si muovono per finire di pulire quello che succede da questa parte. Ma qui ci sono ancora questi infestatori sotterrati. Ah, eccolo qui il Nidus Worm, era di nuovo la base principale. Quindi Stefano porta questo osservatore qua, questo custode qua, e pulisci questi infestatori che ti hanno fatto fin troppi danni, mentre qui abbiamo degli altri Blatt, degli altri Roach sotterrati per andare all'attacco più tardi. I droni riemergono per continuare a fare il proprio lavoro, qui degli altri droni sotterrati mentre questi Zergling cercano di prendere questi roach. Guardate quanto sono pericolosi e quanto velocemente riescono a distruggere i roach, sono unità piene di armatura. Questi crackling col più 3 all'attacco e le ghiandole surrenali, questi roach riemergono e prendono giù l'altra base. Stefano non sa più come fare per difendersi, altri Infested Terran su questa base che la distruggono. Ci sono ancora degli infestatori qua da queste parti? Sì, Stefano ancora non è riuscito a vederli, ce ne sono altri ancora qua sopra. Violet è da tutte le parti con i propri infestatori. Adesso Stefano deciderà, devi salvare il tuo lair, devi salvare la tua Tana. Stefano non perdere tempo, salva anche la Queen. Invece decide di andare immediatamente agli infestatori, ma neanche li vede. Stefano, questa partita non riesco a credere che sia così vicina. Stefano sì, è avanti di supply, anche di economia, ma Violet sta essendo bravissimo con le pochissime unità che ha a causare più danni possibile. Non riesco a credere che ancora... Ah, ecco, finalmente li vede, li distrugge. Probabilmente si è detto adesso basta, qua ce ne sono altri, dovrebbe andare a prendere anche quelli, ma adesso aspettiamo che Stefano dia il colpo di grazia al suo avversario. E Violet è stato veramente bravissimo finora, ma quando ti trovi quasi alla metà della supply del tuo avversario, siete della stessa razza, non puoi neanche dire le mie unità sono più efficienti in termini di costi, come abbiamo visto prima. Quindi non riesco a vedere come Violet possa riuscire a tornare, non ha abbastanza minerali nemmeno per riespandersi. Stefano sta cercando di controllare se ci sono altre basi nascoste, ma Violet l'unica cosa che sta facendo è un po' di mining a distanza. E adesso questi ultralischi arrivano per dare il colpo di grazia a Violet. Non penso che riesca, però questi sono un bel po' di infestatori ancora sull'altura, sul sopraelevamento, come ho detto nel game precedente, non so nemmeno se è una parola, ma mi piace, quindi continuo a usarla. Ecco che arrivano, distruggono il primo spamcrawler, le ultralischi entrano, i Zergling arrivano pure, e penso che questo sia il colpo di grazia per Violet, che non vedo come possa riuscire a resistere a qualcosa del genere. L'ultralisca continua a lavorare su questi roach, arrivano nella linea mineraria a distruggere gli ultimi droni, ma questi Infested Terran, questo è l'ultimo bastione di speranza da parte di Violet, ma che comunque viene immediatamente distrutto dalla Fungal sugli Infested Terran. E da questo ultralisca che hanno distrutto tutte cose. Nel frattempo non vorrei essermi perso altri contrattacchi da altre parti, infatti ce n'erano. In ogni caso, Violet, GG, well played verso Stefano. Devo dire, uno degli Zerg contro Zerg più interessanti che io abbia mai visto. Non ho mai visto una partita così vicina e soprattutto non ho mai visto tanti attacchi così da tutte le parti. Violet si dimostra di essere un bravissimo giocatore Zerg, a essere sempre pronto a contrattaccare quando c'è l'opportunità.
Mentre Stefano, beh, il mostro che è, la sua macro impeccabile, le sue scelte sono sempre impeccabili, a parte il fatto che ha permesso a quel Nidus Worm di andare giù, intendevo le sue scelte di tech sono sempre impeccabili, anche quegli infestatori sono rimasti nella sua base vivi troppo a lungo. Ma questo dimostra che un giocatore Zerg del calibro di Stefano, dopo aver perso la sua intera base principale, ha perso il suo alveare, ha perso il suo vivaio, ha perso la sua caverna dell'Ultralisk, la sua pozza germinale, il suo nido dei Paneling, la sua fossa infestazione, ha perso tutta la propria tech, ha perso interamente la propria base principale, credo non ha più basi. Alla fine non aveva più acceri, quindi non aveva più produzione. Ma il problema di Violet è che non poteva competere con queste ultralisk, queste 9 ultralisk, almeno credo siano 9, se so contare no, sono 13, perché evidentemente ce n'erano alcune qua indietro, e infatti non poteva competere con queste ultralisk, non aveva un'armata per affrontarle faccia a faccia direttamente, ma di nuovo non vedo l'ora di vedere il game 2, questo non l'ho detto ancora, ma si tratta di una best of 3, una best of 3, e ancora parte del Red Bull Battlegrounds che c'è stato ad Austin in Texas a fine maggio. Sì, quindi Stefano prende il game 1, andremo ora a vedere il game 2. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, sono Sangler, alla prossima.